Ciao, sono Zane di TurboLab.it e al momento in cui registro questo video la situazione è critica per gli appassionati di criptovalute. Il mercato ha infatti perso quasi il 50% della sua capitalizzazione totale rispetto al record di qualche settimana fa, lasciando un sacco di persone con una semplice domanda: ma Bitcoin andrà a zero oppure ripartirà verso nuovi record? In questo breve video voglio offrirti il mio personalissimo punto di vista sulla vicenda. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su TurboLab.it, con tutte le informazioni, i link e le risorse aggiuntive delle quali parleremo fra poco. Vi ricordo anche che io non sono un promotore finanziario nel modo più assoluto, sono una figura completamente tecnica, quindi prendete questo video come il mio personale punto di vista e fatevi una vostra idea. Non interpretatelo come un consiglio per gli investimenti. Questione più pressante: ma Bitcoin andrà a zero oppure ripartirà verso l'alto? In questo momento nessuno è in grado di saperlo per un semplice motivo: nessuno è in grado di prevedere i mercati finanziari, né quelli tradizionali né quelli che riguardano le criptovalute. Quello che possiamo fare sono valutazioni e interpretazioni delle posizioni che si trovano in giro su internet. Ad esempio, chi sostiene che Bitcoin andrà a zero sono tutte quelle persone che sono convinte sin dall'inizio che si tratti di qualcosa completamente privo di valore e che quindi sia solo una moda passeggera. Dall'altro canto invece troviamo le posizioni dei sostenitori di Bitcoin, che dicono che sarà semplicemente un nuovo trampolino per raggiungere nuove vette, perché è una tecnologia rivoluzionaria. Questo è quello che possiamo dire. Due posizioni contrastanti, ognuno si deve fare la propria personalissima idea. Io personalmente vedo un valore intrinseco in Bitcoin e ancora più nella rivoluzionaria blockchain, nella quale secondo me c'è un valore intrinseco per via della tecnologia e del tipo di problemi che risolve. Ciò detto, mi aspetto che Bitcoin rimbalzi sul valore minimo attuale per raggiungere nuove altezze. Allo stesso tempo, però, non escludo neanche a priori che possa verificarsi la teoria più disfattista. Tutti si interrogano ovviamente su quali siano le ragioni di questo enorme crollo. Io credo che non ci sia una sola causa, ma semplicemente una concatenazione di vari eventi che si sono verificati in sequenza abbastanza rapida e che hanno portato alla situazione attuale. Ad esempio, è successo all'improvviso, ad esempio, che CoinMarketCap, quindi uno dei siti di riferimento per le criptovalute per sapere qual è la loro capitalizzazione, le loro valutazioni, abbia deciso di escludere gli exchange asiatici perché falsavano semplicemente il valore del prezzo, perché là c'erano dei prezzi troppo alti rispetto a quelli praticati sugli exchange europei e americani. Hanno escluso questo dato senza dire niente a nessuno. Dall'oggi al domani si sono visti molto prezzi abbassati, molti investitori hanno cominciato a dire vendi, 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 presto, vendi, vendi, ed ecco che il prezzo è crollato un pochino. Sono poi uscite delle news poco incoraggianti riguardo alle politiche dei paesi asiatici per ostacolare l'uso di Bitcoin. Si è parlato di farli divenire illegali in alcuni stati. Anche qui semplicemente sono state delle ipotesi, c'è stata una ritrattazione e una puntualizzazione molto chiara, però anche in questo caso il danno era già stato fatto. C'è poi gli analisti tecnici parlano poi di scadenza dei futures, quelli che sono usciti da poco dal momento in cui scrivo, che sono in scadenza e quindi stanno cercando alcuni operatori istituzionali di shortare il mercato, quindi di spingere temporaneamente il prezzo verso il basso. La causa principale, a mio personalissimo avviso, è semplicemente che negli ultimi mesi abbiamo visto delle crescite insostenibili e inconfrontabili con qualsiasi altro mercato economico tradizionale. Nel 2017, ad esempio, Litecoin è cresciuto di circa il 4000%. Se lo confrontiamo con un titolo come Amazon o Microsoft, che sono leader del mercato e hanno fatto delle performance della Madonna, sono cresciuti del 60%, quindi stiamo confrontando 60 contro 4000. Era impossibile pensare che la situazione continuasse a crescere per sempre. Gli operatori, soprattutto quegli investitori che sono entrati per tempo su Litecoin, hanno deciso di portare a casa i guadagni e quindi hanno portato a un abbassamento generale del prezzo. Complimenti a loro, hanno fatto probabilmente il colpo della loro vita. Per tutti gli altri il prezzo si è abbassato sensibilmente.
Ecco, ho citato le cause un pochino più importanti, secondo me, verificate una dopo l'altra, hanno portato ad un abbassamento molto rapido dei prezzi. Sia come sia, credo valga la pena di tranquillizzare tutte le persone che hanno già investito in criptovalute e in questo momento sono un pochino prese dal panico. Non è la prima volta che si verificano dei forti scossoni di prezzo come è successa questa volta. È già successo in passato ed è molto probabile che si ripeterà in futuro. L'importante è comunque continuare a credere nei progetti che abbiamo scelto dopo averli approfonditi, perché non avremmo mai acquistato senza capire di che cosa si tratta, vero? E se riteniamo progetti validi, manteniamo le monete sul lungo periodo e ci aspettiamo che ci possa essere una nuova crescita che ci porterà a recuperare completamente il capitale e anche a guadagnare qualcosa. In linea di massima, che cosa consiglio di fare in questo momento? Se già avete criptovaluta, come ho detto, non vendetela, tenetela e aspettate un momento più favorevole per la vendita. Se invece siete intenzionati ad entrare, state osservando questo momento, sappiate che dovete prendere una decisione forte, nel senso che il momento perfetto per entrare è proprio questo, quando i prezzi sono estremamente bassi. Perché cosa possiamo fare? Comprare adesso che i prezzi sono bassi, per poi rivendere una volta che i prezzi saranno risaliti. Se invece credete che le criptovalute non avranno nessun futuro e questa potrebbe essere un'occasione in cui il prezzo andrà a zero, siate forti di questa convinzione e non cercate di entrare in corso d'opera, perché succederà che probabilmente andrete ad acquistare criptovaluta quando il mercato sarà già ripartito e sarà vicino al prossimo massimo. Quindi, riassumendo, se siete interessati a comprare, fatelo adesso e dopo mai più, aspettate che ci sia il prossimo picco e vendete. Se invece credete che sia una truffa, liberi di farlo, state alla larga sia ora che dopo. Sì, quindi è un buon momento per comprare criptovaluta, ma quale comprare? Dunque, in una situazione di questo tipo io raccomando di comprare Bitcoin, semplicemente perché storicamente è il capostipite, è quello che esce per primo da queste situazioni di pantano. E poi anche per un altro motivo: una volta che abbiamo ottenuto Bitcoin, possiamo sempre pensare di aspettare qualche tempo che la situazione si stabilizzi, Bitcoin salga di valore e poi utilizzarlo per acquistare altre criptovalute. Se per mille motivi tecnologici o altro riteniamo che invece Bitcoin sia superato, possiamo affidarci a Litecoin. È un'alternativa che è tecnologicamente molto più evoluta, ha una community molto interessante, molto appassionata al progetto, sia su Reddit che su Facebook. Un saluto a tutti gli amici del gruppo Facebook di Litecoin, e che di solito segue molto da vicino l'andamento di Bitcoin. Quindi, mie raccomandazioni personali: Bitcoin in prima battuta, se non vi piace, Litecoin è un'ottima riserva. Bene, abbiamo visto che quale criptovaluta comprare, ma a che prezzo? Beh, dunque, contando che in questo momento sia Bitcoin che Litecoin hanno già perso oltre il 45-46% del proprio valore, si stanno avvicinando rapidamente a perdere il 50%, io credo che il momento migliore per acquistare sia esattamente questo. Sia perché hanno già perso tantissimo per i mercati tradizionali, ma anche perché, nonostante l'elevata volatilità delle criptovalute, una perdita finanziaria del 50% è comunque molto molto ampia. Quindi, se devono ripartire, come tutti speriamo che accada, ripartiranno proprio da questo livello. Se volete procedere e giocarvela in modo un pochino prudente, potete pensare di investire il 50% di quello che avete allocato per questo progetto immediatamente, quindi comprare il 50% di quello che avete adesso e tenervi l'altro 50% per comprare in un secondo momento, o mentre il prezzo salirà, oppure se siete particolarmente coraggiosi e volete massimizzare il vostro investimento, anche in caso io mi sia sbagliato e continui a scendere ancora. In molti si chiederanno perché non attendere che ci sia stata la ripartenza, per una serie di motivi. Il principale, almeno quello che interessa a me, è che io non sono un operatore professionale, ma faccio tutt'altro. Ho un lavoro quotidiano e quindi non posso stare sempre lì a monitorare il prezzo aspettando che riparta. Anche perché quando ripartirà, le criptovalute di solito hanno un andamento veramente esplosivo. Quindi prendere il momento esatto della ripartenza significa stare davanti al computer tutto il giorno a guardare i grafici, e io non lo posso fare, e inoltre essere molto pronti e veloci ad acquistare. Se non è così, rischiamo di lasciare per strada un pochino di percentuali. Quindi per me è molto più fattibile comprare adesso, anche se si rischia un pelo di più. Da ZaneDiTurbola.it è tutto. Se questo video vi è piaciuto,
Fate mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale, se invece non vi è piaciuto leggerò con molto interesse tutte le vostre opinioni nei commenti qua sotto e quelle che volete lasciare sul sito se avete bisogno di risposte tecniche. Alla prossima, ciao!